Ehi ragazzi, come va? Questo è Rodo, parla italiano. Bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo qui in Hacienda San José de los Sauces, nel comune di Escobedo, nello stato di Nuevo León. Alcuni lo chiamano Escobello, ma quella è altra storia. Mi trovo qui sulla riva del fiume Pescheria e vado a portarvi ad esplorare una scuola del 1935. Ma niente più bla bla bla. Andiamo. Ok, miei cari iscritti, aquí la tienen, delante a sus ojos, la Escuela Unión. Quante storie sono successe qui dentro? L'affetto e la dedizione degli insegnanti che insegnavano le loro lezioni in questo posto, oltre a giochi, risate e soprattutto insegnamento ricevuto dai bambini che sono venuti qui. Cazzo, ho già diventato nostalgico. Quindi ora devo cercare dove entrare alla proprietà. Devo passare attraverso questo recinto spinato. Quindi, una volta analizzato il panorama, penso che sarà più facile per me entrare per qui. Quindi ci siamo. Spero solo di non rimanere agganciato agli spuntoni. Ok, letteralmente siamo dall'altra parte. Iniziamo l'esplorazione. Vediamo cosa c'è qui intorno. Niente di rilevante. Allora andiamo all'ingresso principale e trasportiamoci nel passato. Come vedete, il segno rimane ancora. Non è quasi più così visibile. Infatti, non so se si vedrà bene nel video. Lì puoi leggere la parola scuola e da questa parte la parola unione. Ma mi rendo conto che c'è un'altra lettera in mezzo. Sembra una Y. Qui devo fare la precisazione che la Y in italiano è usata solo per le parole straniere. Ora diamo un'occhiata a questa targa, dove ci dicono che questa scuola è stata fatta dalla società dei genitori e degli amici, che la costruzione iniziò il 14 ottobre e si concluse il 31 dicembre 1935. Una rapida occhiata a questa finestra con quei dettagli ai lati che mi ricordano una sciarpa. Mi piace molto la sua base, piatta e larga. Vi mostro nel dettaglio il telaio della porta. Come potete vedere è completo, solo un po' arrugginito. Dovete tenere presente che è qui dal 1935. Aquí lo tienen, mis queridos subs. L'interno di quella che era una volta una scuola.
Il soffitto è in legno, già molto deteriorato. Lì, sullo sfondo, possiamo vedere una porta che conduce sicuramente al parco giochi. C'è anche una piccola finestra. Le pareti un po' graffiate. Qui, da questa parte, il soffitto è già completamente crollato. C'è un'altra porta e sul lato destro un'altra finestra. La natura ha già iniziato a farsi strada dentro. Infatti sono sorpreso che non sia così graffiato. Mi avvicino a questa porta, anche se mi sarà difficile vedere oltre, poiché è quasi bloccata dalle erbacee e è molto crepata attorno al telaio. Ho saputo di questa costruzione tramite una pagina Facebook chiamata Escobedo del Recuerdo, a cui mando un saluto. E senza pensarci ho deciso che dovevo fare un video di questo luogo. Qui abbiamo una vista panoramica completa del tetto e della costruzione stessa. Farò un rapido giro delle finestre e vi mostrerò qual è la vista verso l'esterno. Adesso accompagnami al parco giochi. Come vedi qui, il sottobosco è più cresciuto. A quanto pare, questi erano i bagni. Qui il patio. E una vista della scuola dal retro. Voglio vedere cosa c'è qui intorno. Dico loro che a quanto pare questi erano i bagni, ma questa costruzione non mi sembra vecchia quanto la scuola. Torniamo dentro. Ora per dare un ultimo sguardo prima di andare via. A dire il vero, mi è piaciuto molto essere venuto ad esplorare questa scuola. È uno dei video che mi sono piaciuti di più. Anche il fatto che ho avuto una giornata nuvolosa e fresca mi ha aiutato molto. Ed è così, miei cari iscritti, che siamo arrivati alla fine del video. Spero davvero che vi sia piaciuto quanto me. Se è stato così, allora mettete mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Grazie per guardare il video fino alla fine. Ci vediamo dopo e pace nel cuore.